Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con la 90esima puntata della serie su Farming Simulator 17. Oggi sono in compagnia di Buldir. Ciao a tutti. Darkness. Ciao a tutti. Terry. Ciao a tutti. E abbiamo Mosterina anche. Ciao a tutti. E Edo. Ciao a tutti. E una soppa di terra. No, quella no. Niente. Ciao, sono una soppa. Non saluta. Bene ragazzi, allora siamo qui, sto continuando a concimare i campi, sono sul campo 26, Buldir sta facendo al lato opposto, intanto andiamo un po' a consumare anche diciamo un po' del letame qua così, perché altrimenti ci riempiamo fin sopra i capelli e dopo non sappiamo più dove metterlo. E dopo e sono problemi seri se poi non sappiamo dove mettere il letame. Siamo una merda. È proprio dopo siamo in una merda proprio completa. Vabbè, si può intanto, anche vendere se vuoi. E intanto sfruttiamo un po' anche Big Bad, questo qua più piccolo, che diciamo è un po' più così, essendo un po' più piccolino di quello di quell'altro, può essere utilizzato anche per lavori meno faticosi, un po' più gestibile, più piccolo nelle manovre, e quindi sicuramente va anche appunto meglio, più come si dice, manca la parola adesso, non mi ricordo, più adatto a certi tipi di lavori, sì, no, ma no, più comodo, più versatile, più, ma no, versatile, più non mi viene però, più agile, ecco. Dovuto ricercare nel vocabolario italiano, ma è sempre un snodato, non sai che cambia tanto. Più agile rispetto a quello grande, logico che se te mi dici rispetto al Major è più agile il Big Bad, però insomma, vabbè, allora dici più agile più era, era la parola consona a questo fatto qua. Vabbè, sì, contento. Bene, quindi intanto noi continuiamo a smerdare e dopo andiamo dai nostri maiali, che ne abbiamo veramente veramente tanti, anzi quasi quasi sarebbe da venderne un po' per prendere qualche soldino, anche perché altrimenti qua ci riempiamo anche troppo. Adesso qua vai 24%, comunque per fortuna l'etame non va giù neanche troppo in fretta, vedo che è abbastanza bilanciato, equilibrato, ecco, quindi va ben così. Tanto vuol dire lui ha 30 metri di lavoro, fa grande son con 30 metri di lavoro, fa anche prima adesso qua, e fa grande son con 500 cavallini e tu ci fa non so cosa, ci fa non so cosa, 150 motore. Litri ora, quindi è una cosa 134, ecco, vedi, il Charlie 134, quindi siamo là, litri ora, siamo là. Quanto? 8-9 litri ora, massimo 10. Che roba sia sta roba qua? Oh, ma siamo di scassare. Che razza, pronto? C'è se Mosterina che magari pronto? Ancora. Pronto? Chi sei tu, Mosterina? Pronto, sono Tony. Ah, Tony, ciao. Ehi, sei tu tornato? Ma sì, sono tornato al lavoro, sono stato in mattina, avevo freva e sono stato a riposo. Ma mi sveglio la mattina e non c'è più il camion, non c'è più i carri, non c'è più niente. Piotr parli con Mosterina. Tutto abbandonato. Piotr parli con Mosterina perché... è qua. Ah. Cioè, ieri era qua. È spria. E c'è paura. Sì. Guarda, te che tempo, 2 minuti che arrivo e che sono su un campo adesso. Ah, se no che c'è il furgo a Beppi, vengo là o te vieni. Ah no, mi vede, guarda, se troviamo in farm da me così... E ora vengo là. Adesso arrivo subito, che tanto qua... E tocco del campo se finito, adesso bisogna richiudere qua bestia del rimorchio. Rivo. Vabbò. Ah, magari adesso è. Adesso chi lo sente? Poi c'è stato come mi viene rosso. Marco, abbiamo un little problem. Tipo? Forse se qua qualcosa non va dritto. L'arpice non va dritto, parte un'applicazione. Mutiamo. Bene, dirigiamoci a casa in maniera molto tranquilla, perché qua arrivare là Tony.
che sorpassa in quinta corsia senza freccia. Oh, ma non fermarti in mezzo alla strada, vedi? Oh, dove c'è il mio camion, il caro? Aspetta, aspetta che arrivo, non ti sento, non ti sento. Come senti? Occhio, occhio, guarda, a girare, occhio. Qua a girare, ho messo fuori anche la freccia. Quella è la parte sbagliata che ho messo fuori. No, no, la parte giusta, questa qua, guarda. Guarda, nafta, nafta qua, power motore, cos'è, Cummins, vabbè, Cummins, vedo, vedo che Cummins ha ben la nafta, altre invece ha un Detroit due tempi, Detroit diesel due tempi, motori lenti però tanti cavalli. Oggi adesso qua con Tony andiamo un tiro che tra picco. Oh, buongiorno. Buongiorno, ma è quella segretaria? Segretaria dovrebbe essere qua. Ah, non... Guarda, così ha aperto le porte e poi buttarla dentro e muarla su qualche fiume. Cosa ho fatto io? Cosa ho fatto? Tony? Si sparì il camion, il caro, si sparì tutto, si sparì. Un attimo, Dove sei andata? Dai, ah, sì, guarda, devo spiegare tutto. Ah, no, dai, scollatura va bene, che si distrae un po', dai. Come ha tempo a perdere qua? Oh, dai, no, guarda che... Dai! Dai, calmo, stai calmo. Allora... Tony, hai avuto una camomilla? Hai avuto un sedere su una sedia? Un on the rocks andaria bene a queste ore qua. Cosa sei, un on the rocks? Un whisketto con ghiaccio. Ah, Lo vai a prendere? Sì, sì, vuoi prendermi qua, qua, guarda, dove che sei a botte qua. Boh, aspetta che do il whisky. Ghiaccio, non ho il ghiaccio, vabbè, dai, supia che viene freddo. Vabbè, va. Bom, bom, bom. Sì, sì, vai, dai, in casa. Ora qua, che so, i magni schiai. Allora, il tuo camion e il tuo rimorchio, giusto? Come faccio a fare i trasporti? Mostrina, ma che bella scollatura che hai oggi, come mai siamo così eleganti? Oggi è una giornata importante. Visto Tony che scollatura che ha? Andiamo, dai, scollatura, non mi interessa scollatura, davo due scarpate se non mi dici cosa che è successo. Niente, Beppi, quando è venuto a fare questo capannone nuovo qua, ti aveva chiesto... Dai, andiamo, dai, a corto... ti ha chiesto in prestito il camion mentre tornava indietro, c'era il carico caricato male, è arrivata la polizia, gli ha sequestrato il carico e che ti cago con la bara anche. No, io non c'entro niente. Pulizia. E quindi adesso si sequestra, il poliziotto là ha mai detto che ha sequestrato tutto? Sì, tutto sequestra. E come fermo? Bisogna all'ottore, bisogna fare qualcosa, bisogna avere un carro, bisogna che abbia un camion, bisogna fare i trasporti, bisogna che vada a fare skate, bisogna che vada in giro con la batteria nuova, il camion appena messo su, sospensione nuova, se mi lasci riparai dal Big Bad che ho fatto... Me la porta via, ciao, ma... Me porta via anche il trattore, porta via un aratro, tutto che porta via, sequestra tutto. Dai, Terry, adesso... Come mai ha fatto... è diventato così impertinente questo qua? No, nuove leggi, tutta una roba... cioè, sicurezza... parola sicurezza, i vede schei che tu più da rubare ai imprenditori e quindi... porta via tutto, dopo che ha perso anche l'aratro per strada, là è in carcere adesso Beppi, Murano. Esatto, è andato in prigione. Addirittura? Sì, sì, una roba allucinante, una settimana di galera se fa. No, a rischio di tentato omicidio lo ha condannato addirittura perché gli ha perso un tocco di versura per strada.
No, no, ma non è possibile. Mi esco, ciappo a bara e vado da là al poliziotto. No, dai, tranquillo, tranquillo. No, perché non è giusto. No, allora vieni qua. Siccome... No, metti giù, fermala. Fermi. Siccome Musterina dopo deve andare a parlare col poliziotto. Dai, vediamo se riusciamo. Vediamo se riusciamo magari a... a portartela a casa. A riportare a casa. Va bene, dai. Quindi cerca di andare subito, tempo zero, che qua amico lavoro. Sì, però devi stare calmo. Non è possibile. Non è possibile. Dai, calmo. E se ti agiti dopo, non sai cosa succede. Vabbè, aspetto notizie, vado via. Sì, guarda. Qua pisciotti del cavolo. Piano. Voglio che il parte con le porte verde. Oh, porte verde, te perdi il cassetto degli attrezzi per strada. Oi. Leggi, guarda. Sembra una attrezzi dappertutto. Ah, poi su. Qua Marco. Mosterina, ti conviene andare subito al poliziotto a vedere se riesci a portare a casa il Kiro almeno, perché qua ho idea che tra poco è tempo che. Il Kiro e il camion, come minimo. È il Kiro e il camion, dai, perché il camion insomma è di Tony, non c'entra Beppi, quindi forse... Beh, però, cioè, lui si è arrabbiato con noi, ma dovrebbe arrabbiarsi con Beppi. Ma Beppi, poverino, cosa ha da fare? Lavora, ha fatto il capannone e è successo quello che è bene, successo. Va bene, dai. Dai, vai. Adesso vado. Dai, vai, sistemati. Dove si finisce? Sono qua, dalla macchina. Tutta agitazione, a concentrare. E vai dal poliziotto e intanto io vado avanti a lavorare, dopo mi tieni aggiornato. Va bene, comunque devo sbilanciare qualche bottone in più perché visto non ha funzionato tantissimo. Mi diria anche quello di pantaloni, magari serve anche quello. Vado avanti. Forse provo col poliziotto, dai. Sì, dai. Ci vediamo dopo che qua. Sì. Vado a dar merda nel campo. Ciao. Vabbè. Purtroppo Tony è un po' arrabbiato. Cioè, arriva al lavoro così, dopo malattia e ritorna senza camion, senza. Mica è stata una bella sorpresa. Vabbè ragazzi, qua andiamo avanti con l'liquamamento dei terreni che ne hanno bisogno e poi vedremo di riprendere il video quando è ora della semina. Hola. Dai, mettiamo qua tanto. Buongiorno a lei. Come sta? Tutto a posto? Sì, tutto a posto, lei? Sì, va abbastanza bene. Mi dica. Mi avevano detto che aveva bisogno, lei doveva parlarmi. Sì, a proposito. Capitaporo a fagiolo. Senta, allora, sono riuscito a sbloccare sia il Kirovez che il rimorchio. Bene, perfetto. Ma però purtroppo la una piccola multa dovrà pagarla, quelle saranno 1500 euro. Va bene, paghiamo sta multa. Guarda, abbiamo fatto dei controlli pure sul Tatra, abbiamo quel camion lì non potrebbe venire a casa con noi, Allora, guarda, il problema è quasi tutto risolto. Giustamente io ho dovuto sequestrare perché un Beppi stava andando in giro con... prima di tutto col carico messo male, ma in secondaria cosa gli è caduto l'aratro per strada e a momenti stava uccidendo un passante che stava lì con la macchina. Quindi sì, mi hanno raccontato. E infatti abbiamo notato dal libretto che era intestato al a Tony. Sì, infatti. E allora purtroppo non potevamo fare il sequestro, l'abbiamo messo sotto fermo amministrativo. Perfetto. Quindi questo si potrebbe pure riportare, però purtroppo la multa è salata, purtroppo.
Stiamo parlando intorno di 15.000 euro, 16.000 euro. Oh mio Dio. Come ci possiamo portare? Non so, perché non essendo il mio camion non posso neanche pagarlo, la multa è per intero. Senti, veniamo. Altrimenti il mio capo mi ammazza. Allora, per vabbè, il Kirovets rimorchio, quello vabbè, 1.500 euro, ma per lì siamo a posto, te li do anche subito. Va bene, quello non è problema. Per Tatra stavo pensando una cosa, ma se facciamo una cenetta io e lei, come la vede? Va bene, ok. D'accordo, però mi serve una cortesia. No. Mi deve sgombrare Tatra, rimorchio, il rimorchio del Kirovets, e Kirovets devono sparire, non dico immediatamente, ma subito. Quindi anche il rimorchio del Tatra possiamo prendere, giusto? Sì, sì. Ok, ok, a posto. Perfetto. Ci daremo appuntamento a questa sera. In un locanetto qua vicino. Le lascio il mio numero, eccolo qua. Grazie. Una domanda semplicissima, ma l'ultima volta che mi ha fermato mi aveva detto che lei era sposato. Come mai adesso ha cambiato idea? Perché è molto semplice. Dopo che sono successe molte vicissitudini, praticamente dall'oggi a domani è partita la moglie con tutti i figli, quindi... Ah, mi dispiace. Vabbè, senza biglietto, senza niente, quindi mo sto da solo. Ma la capisco. Anche il mio ragazzo ha fatto così l'ultima volta. Vabbè, non posso fare il nome, sinceramente. Parleremo dopo la sì, sera, esatto. Cena, tranquilla, dai. Il numero del telefono gli ho dato, quindi certo. Chiama immediatissimamente il suo capo e cerca di spostare subito via i mezzi, perché oggi c'ho pure l'ispezione, quindi prima li togliete, okay, prima mi fate un favore. Va bene. Arrivederci. Bene ragazzi, io sono qua, mi sto facendo dare una mano al signor quello dei piccioni sgionfi. Dai, carica, muovete, che mi pare che non ti si mia tanto allenato. No, in cabina, sul rimorchio. Che non ti pensi che sia schitti dei piccioni qua, se le ame del Porseo. Senti come che spusa. Cosa sei? Mamma mia, sempre una che mi chiama, ma non mi butto via il telefono. Pronto? Pronto? Oh, maestrina, dimmi tutto. Oh, allora, sono andato dal poliziotto. E mi ha detto che ci dà il tiro, il rimorchio, Tatra e il suo rimorchio di Tony. Via, subito, andiamo subito a prendermi. Dobbiamo andarci subitissimo, ha detto. Guarda, arrivo, guarda, non so come arrivare, ma arrivo. Velocissimo. Arrivo. Ciao Tizio, Caio e Sempronio. Te ha qua il trattore. Non sta a cagare che sora. Tieni distanti i piccioni. Oi, mi senti tu? Va bene. Va che non cate. Un'altra volta che mi chiama. Pronto? Chi sei qua? Pronto? Oi, pronto? E ora? Sto camion. Vattorlo subito, perché sennò dopo sei messo tardi e non puoi pidarti. Vattorlo subito, mostrina, se riusci a fare tutto. Guarda, mi so drio camminare di corsa e se vediamo là. Cosa? Ah, ti sei già là? Dio, buono, sei... No, cioè, sono già là, nel senso, sono già là. Ah, perché sennò vuoi un cammino e 12 cilindri su furgon. Dai, ci vediamo là, Tony. Adesso qua arrivo un attimo. Sì, dai, ciao. Mi tocco un attrezzo qua. Ciao. Avevo pensiero mi per il Big Bad. Avevo pensiero, ragazzi, per il Big Bad che si impiene schiti dei pigioni. Guarda, se qua mi impiene schiti dei pigioni,
a che muoio mi un scritto di picchion qua no, no, roba che ha sequestrato questo. Dov'è? Sono qua, sono qua. Dai, piango, mai, mi fa mai la gamba. Te vedi che vuoi avanti in trio sotto. Dai, che andiamo, via. Dai, su. Dai. Mi monto qua da trio sul casone, qua, via. Qua, moserina, guida, piano. Oh, te mi asci a pie. Dai, oh, aspetta. Dai. Aspetta qua, oh, qua, piedi. Dai, muoviti. Dai, che non voglio, mi fa mai la gamba. C'era po'. Oggi qua. Boom. Oggi guarda, piantare io bong e paga sul naso come mi ha dato. Madonna, dai, fa cambio, la batteria non parte, se la scarica non va niente, non va. Ma no, poi c'ha il chiro, mi ha sequestrato, mi serve il pisciotto. Dove sei il pisciotto? Lei è sempre qua, a io grattarsi, sfinfani, ma è possibile adesso non che sei? Già, non che sei, sono il campanello qua. Aspetta. Hai butto basso, portami, no? Sono il campanello, cosa sei? Ma fermi tutti, ho il numero. Dai, non mettere il cambio, la batteria non scarica. Che boni al teluf ho il numero io. Come mai? Perché te hai il numero? Ti spiegherò, dai, dai. Qua mosterina qua gatta Cicova, Cicova Rabbè seria qua. Oggi pronto? Lei. Secondo me è pronto? Tutti Dove sei? Ma basta di avere il guarda, stavo con un pattugliamento. Dimmi mosterina, che ti serve? Siamo qua venuti a prendere i mezzi, puoi venire? Sì, ecco, arrivo subito. Va bene, ciao. Ciao ciao. Cosa che hai detto? Ha detto che arriva subito. Oh, dai. E a fare un battugliamento. Ah, vedi. Sempre vedi Tony, eccolo, sempre in eccolo, giro. Eccolo. E qua. Senti, va in giro con sirene anche se non serve. Guarda che fumaro nero che fa, io guarda. Ho anche un'inquina, vero? Poi c'è il Buddha vaso anche il trapeo, no? L'albero di gasolina. Salve, salve a tutti. Buongiorno, avremo bisogno delle chiavi dei mezzi dato che possiamo riprenderceli. Ecco, le vado a prendere subito. Eccole qua. Cassaforte. Ecco, grazie. Queste sono le chiavi. Vedete quali sono i vostri mezzi? No, mi ricordo. Ragazzi, sì. Vi chiedo gentilmente una cosa. Mammate più veloce possibile che immaginabile. Mammate qua sequestra tutto, la batteria non parte e mammate subito. Parte, abbiamo sostituito la batteria, parte subito. Ti serve potenza qua, occhio mostrini, cosa vuoi fare col tuo mezzo cilindro? Vai a qualche trabicolo che te sugo anche le gomme. Boom, occhio, aspetta. Tola, partio. Vai. Aspetta che qua adesso big problem. Dai che fra 5 minuti c'ho l'ispezione, su veloci ragazzi. Buonanotte. Ciao, anche a te, scongiarmi a ralla. I pigni mia sanno attaccare a ralla, no? Tocca fare miracoli adesso. Vai, buon fermo. Guarda, via. Vai, via. Via. Via, via. Ciao, Tony. Arrivederci. Ciao. Ci vediamo arrivederci. Arrivederci. Via. Allora ragazzi, andiamo subito a vendere il cipato qui all'interno e poi andiamo a nascondere il chiro che così non può sequestrarcelo, perché vedrete il motivo del perché vado a nascondere il chiro e dopo andremo a riprenderci. Aspetta che ho sbagliato strada. Andremo a riprenderci poi il rimorchio con un altro trattore, anzi dopo dico a Mosterina che mi venga a prendere. Mamma mia, so più poco guidarlo tutto questo tempo senza adesso vi ho mi riabitue, sono senza idroguida qua perché l'è rotta. Hola, finalmente siamo rientrati in possesso del The King, è ritornato operativo, andato in moto al primo colpo, neanche fatto fatica. D'altronde Tony sempre preparato i mezzi in maniera eccellente. Andiamo a vendere questo cipato e anzi prima meglio che passi a vedere come è messo il signore dei piccioni sgionfi, che gli ho chiesto un piacere perché non avevo uomini a disposizione. Spero non mi abbia riempito di schiti di piccioni in mezzo a quelli delle tame di maiali pregiato, perché sennò guarda è la volta che lo copo.
Dove ti è andato qua l'uomo? Guarda, lo vedo qua nel campo 20, mi sta venendo addosso quasi. Ah, è già abbandonato qua. Ah, ma magari rubanca trattore a posto, sì. Sì, è qua che lo sta usando. È ancora sano, vedo, poi non beh, so beh, quanto. Beh, dai, dopo arrivo io. Intanto. Sì. Oggi aspetta che non mi urta oggi. Ma io se mi cavo, disgrazia, dove vetto, su qua mi vado a quattro parte, su quattro campo. E pensa di essere sempre a casa sua, devi square i schiti di pigioni lui. E ga su qui a vita laga fatto. E quando che l'è nato si è messo a square i schiti di pigioni e ga continua a farlo fin adesso. E infatti vedo che se la cava bene a smerdare, è molto preciso, devo dire. Ti credo. E gara guarda. Ogni tanto lascia qualche scritto di pigeon drillo strada, però. Adesso marchio. Siamo a perdere. Bene, vendiamo qua e poi vado a nascondere il Kiro, perché assolutamente. Vediamo se funziona ancora di morchio, perché qua. Sì, dai. Olio ne è rimasto, sebbene sicuramente ne abbia perso un bel po' sul parcheggio. Non se ne è anche accorto il poliziotto. Ecco, poi inquinamento qua. Vabbè, cavoli suoi. Io potrei fare una cosa furba. Lascio momentaneamente qua rimorchio. Dopo vengo a prendermelo, tanto qua. E andiamo a nasconderlo proprio in alto dove nessuno pensa che ci sia niente. Che occhio, sì, fai sì, però problema serio. Ecco, ti attendono un beccato in massa. Sti lampioni. Sti lampioni veramente mi fa tribuare. Via, passo in mezzo ai campi dei altri. Lo buttiamo in mezzo alla foresta e per il momento lasciamo lì, poi Tony verrà a prenderselo di nascosto in notturna e vedrete. Bene, qua così lo mettiamo. Vedi, qua c'è il sasso. Mettiamo dentro dietro questa casettina qua, che così nessuno lo trova. E siamo a posto. Guarda, sotto le frasche qua nascosto, che Tony farà fatica anche a vederlo. Bene, qua io vado a piedi, ragazzi, e niente, dopo vedremo da farsi. Bene, ragazzi, sto riportando a casa qua rimorchio, che così si è visto il poliziotto passare le corsa. Mamma mia. Fortuna sono passato prima, che qua così con il trattore sottodimensionato rispetto al rimorchio era capace anche di sequestrarmi. Riportiamo rimorchio a casa e poi direi che anche per questa puntata è tutto. Intanto abbiamo qua, dove siamo? Guarda qua, nuovi capannoni, adesso parcheggiamo tutto tranquillo. Chi è questo qua? Ma dove pisci di essere? Cosa tua? Chi c'è il bottone? Guarda! Negro, stuca! Siete fuori! Guarda cosa che hai guarda, fatto! Senti ma... che spusa! Ma te pare normale! Ma te pare... Ma vai in giro con la protezione alta! Ma chi è questo qua? Guarda, grazie! Questo qua è il tizio dei pigioni sgonfi! Dulio, come si chiama? Mamma mia, guarda. Dulio, Ma cosa facevo col cavolo? Va via prima che mi arrabbi. Va via! Ciao! Ma no, col trattore, deve via, pie! Vai! A piedi! Dio buono, guarda che te lo tiro dal vetro, te lo tiro dal muso. Vieni qua! Dove guarda vetro. Che lascia del... guarda, oh! Anche addosso! Madonna, guarda, ancora accende. Guarda, ti e pensa di essere. Occhio, come butta solo il capannone nuovo. Oh, dai, Veto, sta fermo. Guarda, animale.
quanto prendo. Ora senti, il cuore le ame, basta, vada, paga chi è. Ma siete fuori. Ah, te corro io adesso. Te pensi a te tiro, fai, tira a tiro una sbagliata di schiti di piccioni, te tiro drio. Penso, lì ci penso, ci penso. Un esercito di schiti di piccioni, te tiro drio. Dove ci tu? Che rascia dell'elemento. Prova a scampare qua. Passa a casa. Cioè, ma sei tu normale o hai tu problemi? Mandalo via, voglio via. Sì, te hai problemi, sì. Dai, va a scuare gli schiti di piccioni. Che non ti pensi di essere chi si. Questa qua è merda per sé o no? Schitto di piccioni. Mamma va, che disastro. Guarda cosa che ha combinato qua. Guarda, è stato fortunato che è pesante e non riesco a rincorrere indietro. Guarda, senti che olfa. Mamma mia. Sì, per carità, siamo in campagna, ma io boh, così da vicino, insomma. E sei un fiao odoroso? Guarda. Tanto nervoso, Va pulito, guarda, ma subito. Vabbè. Sgantiamo di mordio che è meglio che vaga via. Vabbè ragazzi, qua direi che anche per questa puntata è tutto. Disarci. Oh, ottimo, trine, che non fai. Guarda, sapevo me. Dopo. Tony, tocca riparare tutto. Capo. Sono arrabbiato. Lo stupido. Guarda. Mamma mia. Ma ormai che sono. Sono arrabbiata, indemoniata. Appena lo trovo. Non gli do la barra in testa, gli do peggio. Gli do il rimorchio, il trattore, glielo do. Di miedo. Ma libero qua, di chi sei che sei? Vede, Giulio, quello dei piccioni, sgionfi. Ah, allora aspetta che era baldo. Sì, una porta che a casa ha fatto un macello appena adesso, un casino, merda dappertutto. Ecco qua, ho visto questa merda dappertutto. Mamma cari. Vabbè ragazzi, direi che anche per questa mega puntata è tutto. Ringrazio qua gli operai, portiamo qua a Budira che oggi è stato buono. Strano. Non ha fatto, diciamo, danni ambientali, non ha fatto distruzioni, a parte un innacquamento di un trattore, ma la diciamo un po' dettagli. Sì, poi abbiamo Edo appena salutato qua. Ciao a tutti. Musterina. Marco, ma c'è un'altra persona. Musterina. Ciao a tutti. Terry. Ciao a tutti. Darkness. Ciao a tutti. E Giulio. Ciao a tutti. Meglio che vai via prima che va. Ma che è sta puzza dentro in farm? Mamma mia. Colpa di Giulio. Oddio. No. Perché i trattori fasulli? Trattori fasulli. Mamma mia che puzza, ragazzi. Io vado dentro casa, non riesco a lavorare così, oh. Sì, mamma sì, mia, guarda, io sono andato qua alle pecore a spostare 2-3 bancali così siamo a posto. Bene ragazzi, tenetevi pronti per le prossime puntate perché saranno da così a peggio. E bene, ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao.